in memoria di tutti coloro che hanno combattuto e sono morti nel nome dell'Italia. E sul Monte Grappa e nella Val Calcino hanno lasciato un segno indelebile di onore, coraggio e sacrificio, dando alle nuove generazioni un futuro di pace. La Val Calcino, non solo una forra, un bellissimo canyon che si percorre in 2 interi giorni, ma un lungo, lunghissimo viaggio nella storia del Monte Grappa. Si parte dal cippo di Domador, fatto erigere negli anni scorsi da leggenti, dagli alpini del comune di Alano di Piave, in memoria di tutte le persone che hanno dato la loro vita per la patria e che qui, nel 1917, riuscirono a porre una forte resistenza all'esercito austro-ungarico e tedesco che utilizzò proprio la valle per cercare di salire e conquistare la cima del Monte Grappa. L'intero percorso con il bivacco a metà itinerario prevede almeno 30 ore per la sua percorrenza. Thank you.
noi l'avevamo già percorsa nel 2015 in 4, scegliendo di fermarci all'inizio della zona acquatica e creando in quel momento un piccolo riparo sotto a un grande sasso. Una bellissima avventura fatta in un torrente stupendo che in ogni momento ti ricorda la sua triste storia della Grande Guerra, in compagnia di persone veramente stupende. E per finire, la ciliegina sulla torta, il campo base dove abbiamo acceso il fuoco, abbiamo cucinato il wurstel e abbiamo parlato. Invece è completamente diversa dalla prima. Dal campo si parte già con muta e con un esiguo scorrimento idrico, ma man mano che si scende verso il fondo valle l'acqua aumenta e il canyon si stringe sempre di più fino a diventare una vera e propria forra. Cassino è una cosa fantastica. Su circa un 6 km. Era la valle di Rommel durante la Prima Guerra Mondiale. Godetevi, godetevi, godetevi la Val Calcino. Un commento a freddo.
A freddo o con freddo? Ah. Io sono fisico che si finiva. Miss Impossible, eccolo, un commento di questa gita domenicale. Ma la consiglio a tutte le famiglie con bambini piccoli. Perfetto, grazie mille. Prego. Grazie.